Manes Bernardini, Salvini viene a Reggio Emilia, una tappa del Basta Euro Tour. Qual è la situazione che si respira in questa zona? La situazione, il vento è molto favorevole, più che altro una battaglia questa della Lega giocata in casa di Prodi, perché Prodi è reggiano e quindi giocarla contro colui che ha portato veramente l'Italia e l'Euro sull'oro di un baratro è una soddisfazione in più, quindi partire oggi con il tour qua da Reggio Emilia ha un significato doppio e anzi triplo, visto che oggi è il 25 aprile, quindi è una festa un po' particolare, molto sentita su questi territori. Bisogna andare avanti, bisogna lottare, non arrendersi e cercare di togliere via quelle fette di prosciutto che tanti cittadini ancora hanno sugli occhi. Perché Basta Euro? Beh, perché gli effetti sono sotto gli occhi di tutti, quindi io penso che di fronte a una strage di imprese, di partite IVA, alle difficoltà di tantissime famiglie, alle difficoltà dei giovani a trovare un lavoro, ci si debba porre quantomeno la domanda di cosa fare in alternativa a quello che abbiamo oggi. E oggi come Lega Nord stiamo facendo questo, stiamo ragionando e proponendo delle soluzioni rispetto a quella attuale. Ed è quello che dovrebbero fare tutte le forze politiche, invece le forze politiche sono tutte bene chine e genoflesse di fronte al potere di turno, che è quello che non vuole che nulla cambi finché nulla cambi. Grazie. Grazie a voi. Ciao, ciao. Ciao.